Benvenuti in questo nuovo video, questo di giochino Flash Game, molto interessante. Praticamente abbiamo un forte, i pirati vengono ad attaccare, dobbiamo farli fuori prima che ci facciano fuori il nostro forte. Ok. Ricorda un po' Forze, te lo ricordi quel gioco? Sì, che sì, non sì, ho, sì. Ne l'ho sempre voluto fare, non l'abbiamo mai fatto. Però versione semplificata. Ok, allora skippiamo la storia perché non ci interessa. Questo è il livello 1, questo è il nostro forte che dobbiamo utilizzare. E questa è la nave del pirata che viene a attaccarci. Ovviamente partono con la tatterina perché giustamente il primo livello è il primo livello. Il problema è che io devo azzeccare dove sparare. Capisci? Ah, te lo sta spiegando, quindi aspetta. Sai che io avrei sparato tipo così? Sì, anch'io, sinceramente. Ma siamo sicuri che è giusto? Ah, vabbè, sì, ti sta dicendo di sì. Ma io non mi fido molto. Ah sì, è il tutorial, quindi fidati. Ok, allora però sinceramente volevo fargli un headshot perché fa più danno se fai headshot. Quindi in realtà è stato un brutto consiglio. Adesso si è pure avvicinato, quindi ora dobbiamo sparare più in basso di prima. Se prima abbiamo sparato un po' verso l'alto, qua abbiamo sparato, adesso dovrà essere leggermente più in basso, giusto? Perché si è avvicinato. Vedi? Colpo magistrale. Vedi? Headshot. Colpo incredibile. Adesso il pirata si avvicina un altro po', colpisce di nuovo. Ok, questa volta si è avvicinato meno, quindi secondo me dobbiamo fare praticamente un colpo simile, molto simile, tipo così, quasi impercettibile. Nope. Gli ho tolto il cappello. Ora si è avvicinato tanto. Ora si è avvicinato tanto. Aia. Lo so. Che male. Più basso, Steph. Più basso. Si sta smontando il forte nel tutorial. Stiamo partendo veramente male. Allora, ora io penso sia una roba del genere. Esatto. L'abbiamo steccato. Che poi un po' la traiettoria te la consiglia, secondo me è quella corretta. Non lo so. Pirata sconfitto 1, ship andate e abbiamo guadagnato 300 monete. Non so cosa ci servono. Click canno spazio to buy. Oh! Ah, vedi, per comprare gli upgrade. Ok. Allora, Bello. Però questi costano 350. Vabbè, guarda quello giù. Guarda di che bei cannoni che ci magari sono. Magari sono diversi, no, sono gli stessi. E quindi possiamo solo potenziare il forte. Non possiamo fare una mazza. Clicca il cannone che già abbiamo. Bella idea. 200 upgrade, vai. Sì, proprio intelligente. Lo so. Cioè io per quello che ci sono io. Complimenti. Lì. Allora, andiamo. Hai cliccato play o reset? Era... Sì, decentrato il click. Livello numero 2. No, se no dobbiamo rifare tutto. Certo che sei decentrato anche dove premo per la traiettoria. Ma siamo no, freschissimi. No, quello no. Questa è una vera barchetta. Veniamo in pace con un cannone e una spada. Mi fido proprio tantissimo. Allora, secondo... Ah, vedi, adesso possiamo fare anche la potenza. Questo è un casino però, Buono! Ok, siamo anche riusciti a prenderli entrambi. Allora, osserviamo quanto si avvicinano. Anzi. Non troppo però, Ok, non troppo. Quindi, se noi abbiamo colpito a massima potenza qui, secondo me stiamo parlando di qui. Stiamo un po' più in basso. Così? Sì. Oh, era giustissimo. Era giustissimo. Pochissimo, questa volta dobbiamo scendere di poco. Ok, colpo basso questo. Allora, potenza voglio sempre tirare. Però mi pare eccessivo così. Signori, cioè, però scusatemi, Quanta gente c'è qui? E riesce a colpire questo da lì? Però magari se ne mettiamo uno colpiamo l'altro. Non è una data positiva. Quindi secondo me stiamo parlando di una cosa del genere. No, più in basso. Così però, Cade in acqua e muore. Hai visto? Ah, comunque funziona come tecnica, quindi. Allora, dobbiamo ricordarci che a sto giro non è molto in basso, perché era già troppo in alto. E in più dobbiamo colpire ancora più in basso perché si è avvicinato. Questo inizierà a colpirci da ora, brutto infame, perché solo le lame. Il forte qua sta crollando, ragazzi. Potenza massima, ma tipo qui secondo me. Sì, esatto. Boom! Per pochissimo! Magari potevamo andare... Nah. Dai, a dare il primo colpo. Mo è un bel po' più su. Quanto più su? Ti piace? Sì, prova. Perfetto. Vai! Per pochissimo. Allora, avanzato relativamente poco, quindi penso... Ah, può succedere che ci manca. Colpo magistrale, cadi. Finito.
Un applauso, secondo me qua ce lo meritiamo proprio, se io me la faccio da solo. Allora, abbiamo guadagnato 1100, quindi a sto giro facciamo un gran lavoro. Secondo te il cannone alto o il cannone basso? Tu hai il cannone alto. Alto. Cioè, per primo sì. Però a sto punto prendiamo un signor no, cannone. No, secondo me è meglio andare di quelli un po' più basi, basilari. No, perché se prendo questo 700 posso prendere sotto quello da 350. Però abbiamo anche altri potenziamenti. No, solo il forte che costa troppo. E invece il cannone quanto costa? Vedi, il cannone ci costerebbe 250. Vedi. Allora, secondo me Uno due. Come ci sta? Ok. E ti upgrado questo. Livello, ma sono solo 7 livelli? Così facile? Lo scopriremo. Allora, triplo cannone. Piccolino. Il punto è, speriamo un solo colpo. No, bellissimo. No, ognuno spara un colpo. E quindi questo dobbiamo. Esatto. No. Flop totale. E non semplice col fatto che c'è quella roba. Che c'è l'albero maestro, esatto. Non semplice. E questo sarà ancora più verso l'alto. Ah, questo, questo non potevo saperlo però. Sì, vabbè, non lo sapevamo. Sono stato preoccupato. Un disastro il primo turno. Molto un disastro. Perché allora bisogna capire che tipo di cannone spara ogni arma che prendiamo. Che tipo di palla, non so come chiamarle. Perché questo è lo stesso di questo, ma non potenziato. Esatto. Allora, noi abbiamo fatto così, è andato troppo in basso, però si sono anche avvicinati, quindi non esageriamo. Oh! Pensavo fosse un tiro fallimentare, invece comunque è stato... Allora, qui era stato troppo in alto. No, questo, con questo li avevamo colpiti, però giusti. Ma no, abbiamo colpito il barilozzo. Non lo so. Ma per forza dobbiamo colpire quel barile, Steph, se no come fai? Questo molto basso, così. Oh, finalmente li abbiamo distrutto. Non so quanto è positivo. Ma quindi loro, quando gli spacchiamo il cannone, non sparano un turno? Vediamo. Si avvicinano lo stesso. Non so se hanno altre armi, cioè della serie che se gliela spacchi è andata così. Ecco. Prendono il turno per sistemare il cannone. Sì. Però arriva la seconda barca. Ma rischiamo di perdere. Sì, è difficilissimo. Allora, noi abbiamo colpito troppo in basso. Ma loro si sono avvicinati. C'è anche l'altro però, quindi. È stato quasi incredibile. Però ha del magistrale comunque. Quello ci ha pure tirato un insultone pesante. Allora. Però hanno poca potenza questi cannoni. Vedi che alla fine non abbiamo fatto chissà quale. Questo era sempre troppo in alto. Adesso si sono pure avvicinati, quindi vanno molto in basso. Non esagerare però. Fidati. Com'è troppo. Finalmente un bel colpo. Quasi speravo ricolpissimo il cannone, devo essere onesto. Forse proviamo a colpirlo con quello basso adesso, il cannone. Che è proprio così. Non fa abbastanza danno da rompere il cannone. Danno. Però almeno abbiamo azzeccato. Però mannaggia, stanno avvicinando un sacco, Infatti rischiamo. Va bene. Lo posso accettare. Si avvicinano? Sì, si avvicinano. Allora, fate quello che dovete. Speravo ci mancasse. Allora, se li facciamo fuori adesso, la prima barca vinciamo. Altrimenti iniziamo a rischiare. Questo è stato un colpo perfetto? Sì, ma sono molto vicini adesso, Steph. Quindi... Se cade... Ed però, ma sei ancorato al pavimento. No, perché devi colpirlo nella parte alta del baricentro. Per logica, comunque. Sì. Cavolo! Cadi! Yes! Ci è andata bene. Molto bene, molta fortuna, sinceramente. E questo lo terrei praticamente... Abbiamo rotto l'ancora. Questo sembra una scappata di casa. Sì. Io se fossi pirata, palese. Però abbiamo ancora metà vita, quindi... Oh no. Ma quante ne devono arrivare? Vabbè, però una zatterina. Perché devi parlare? Vabbè, perché non mi aspettavo la terza. Appunto, infatti è arrivata. Così, sì. Tipo, secondo me. Malissimo. Cioè, serio? Malissimo. Serio che c'è andata così? Cioè, ma... Cadi!
E il quel terzo cannone è inutile. Io te l'avevo detto, non lo prendere. Mancaci. Mi sta... E dai, però. Ci ho messi malissimo. Oh. Vabbè, però, dai. È difficile. Eh sì, no. Però sto qua, ragazzi. Cioè, io l'ho detto che è ancorato alla nave. Non riesce a farlo cadere. Ironicamente, raga, più si avvicinano, peggio è. Non so perché. Muori. E una andata. Il problema sono gli altri. Lo so, però una barca non colpisce più, pare. È già qualcosa. Adesso abbiamo soltanto due colpi. Quasi vorrei colpire prima quello della zattera. Così? Sì. Però c'è qualcosa che non va. Lo so. Cioè, non è che in due non riusciamo. Può essere. Quel cannone fa schifo. Cioè, la prima cosa che cambiamo. Però abbiamo un colpo non parte. Però si è avvicinato molto, è positivo. Vabbè, ma guarda, sinceramente. Ci fa un favore, guarda. Grazie mille. Boo! Steph, infatti stavo per dire, aspetta un attimo e guarda. Ma è positivo, non ce ne fa danno al momento. Boom! C'è bisogno di urlare. Sì, ti fomento, Fere. Di nuovo. Steph, un colpo e siamo morti. Lo so. Quindi è tutto in sto round. Ecco, vedi, questa è per una scemenza, perché mo... Cioè, scusami, Abbiamo perso. Sì! Era il mio obiettivo. Lo stai prendendo un po'. Sì, certo. No, il cannone era da riparare, mi sono dimenticato, perché io volevo far fuori... No, sì. Abbiamo perso. È stata molto avvincente, non ci abbiamo capito nulla. Però dai, se lo prendi così da vicino in testa non mi puoi fare così poco danno. Quello un po'. Non ci possiamo. Però dai, abbiamo fatto un sacco di soldi, ci possiamo potenziare ulteriormente e cambiare quel cannone. Allora, vendi. Vendi, per favore. Questo? Sì, proviamolo. Proviamolo. E potenziamo gli altri? O potenziamo il forte? Dai, potenziamo il forte, che così è più resistente. E ci esce una potenziata, facciamo questo, così sì, è la pari di questo. Uguali, sì. Ok, mo raga, il livello 3, cioè, lo magniamo. Ho visto. Ok, no, il barilozzo è giusto perché... Sì, ma tolgo la vita al barilozzo invece che a lui, capisci? Vediamo e mo questo cosa cambierà? Bellissimo! Boom! Però raga, non può far così poco danno. Cioè la mia vita fa schifo. Con tutta la sceneggiata che ha fatto. Vediamo quanta vita abbiamo in più piuttosto. Dato che tanto qua la situazione è quella che è. Porca miseria, però. Il migliore hanno preso. E forse abbiamo sbagliato anche questo. Forse è il più facile da colpire. Capisci? Allora, così abbiamo colpito il barile. Sì. Quindi adesso dovrebbe colpire il tipo davanti. Cioè, e mo mi sfiori il cannone. No, anche se col primo avevamo missato, mi pare. Non abbiamo colpito il barile. Con questo avevamo colpito il barile, il primo l'abbiamo missato, era quello che avevo detto io e l'ho sbagliato. Headshot. Però dai. Così dovremmo ricolpire quello sul barile. Perfetto. Colpiscilo! Il cannone. Ah! Il cannone. Gli abbiamo tolto leggermente la vita. Cadi. Comunque non fanno danno, cioè quello è il punto. Non... Perché o fai colpo diretto. Ma anche quando fai colpo diretto comunque non ottieni nulla. Ma non è quel diretto. Capito? Deve fare questo rumore. Questo è praticamente andato. Questo se lo colpiamo bene cade con un colpo. Lo sapevo che puntavano al cannone, guarda. Ma se prendono il cannone ci fanno danno, perché noi non gli facciamo danno se prendiamo il cannone. Ma no. Però ti disabilita comunque un colpo. Che è una bella rotta di scatole. Con questo noi dobbiamo scendere abbastanza perché si sono mossi parecchio e colpire quello sul barile l'ultima volta. Abbiamo fallito. E non è caduto questo. Buttalo giù, cadigli addosso, buttalo giù, fai qualcosa, sei pesante. No. Noi prima l'abbiamo colpito a lui, Quindi così dovrebbe andare bene. Ciao. Poteva darci anche danno sul un pochettino di danno. Un pochino. In amicizia. Nuova medaglia. Allora, questo aveva colpito. Boh. Non mi ricordo più. Però secondo me è un bel po' più basso. Sì, più o meno lì, forse anche un po' meno. Un po' meno. Vedi? Un po' meno perché.
Ed è stata ancora troppo. Sì, esatto. Però per quello ci siamo ancora un po' meno. Però con questo boom! Oh, vabbè, questa è la massima potenza. Gli ha tolto metà vita, raga. Cioè, scammerino proprio, eh. Avrei preferito prendere l'oro, ma comunque non ci si lamenta, dai. Qui è complicato. Che colpo, signori! Sto round non ci fanno danno e questo qui non si sa come fa a essere in vita. Che sfiga, però. Sarebbe stato bello il doppio colpo così. Adesso provo a fare il doppio su di loro con questo, però. Però stavo per dirti, sono talmente vicini che rischi che si incastri nella barca, infatti così. È complicato, Almeno questa è andata. Cioè, hanno sbattuto la testa tra loro e si sono fatti fuori. Sai che secondo me, bene o male... E dai, però, ero convinta ci arrivasse. Vai che cade. Oh. Questo. Questo è utile, questo. Quindi per strascinare e per poter dare più colpi. Sì, sì, sì. È interessante. Allora, il coso... Il forte 2005, quindi no. Forse andrei tutto di upgrade al momento. Non so se poi vuoi provare qualche tipo di cannone differente, ma secondo me questi vanno abbastanza bene. Cioè, non sapendo che fanno gli altri è un po' un rischio. Ah, posso swappare. Sai che questo lo swapperei con questo? Sì. E l'ho ripotenziato. Però non lo proviamo perché in realtà siamo già a 26 minuti di video. Come? Sì, abbiamo esagerato. Diciamo. È carino comunque, più difficile di quel che sembra. Però è molto carino. Mi sono divertito. E fateci sapere se vi è piaciuto. Nel caso, più che far questo, magari di nuovo possiamo votare i Fa Force, che secondo me ci potrebbe stare. Sarei curioso. Quello dovrebbe essere ancora più complicato, quindi non sarebbe positivo. Noi ci fermiamo così e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!